Buonasera a tutte e a tutti, io sono Emanuele Micheli di Scuola di Robotica e oggi siamo molto molto contenti perché questa è la prima puntata, chiamiamola così, come se fosse una serie televisiva di una lunga, lunga avventura che abbiamo preso in mano come un testimone dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, che ringraziamo. Finalmente parte la First Lego League Italia e da quest'anno coordinata da Scuola di Robotica. Insieme a me saluto una delle persone che sarà uno dei vostri punti di riferimento se deciderete di venire a bordo di un sottomarino come questo, che sarà fra i protagonisti del tema di quest'anno, Gianluca Pedemonte. Ciao Gianna. Ciao Ema, ciao a tutti, buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi. Non saremo da soli in questo webinar, quindi fra poco vi presenteremo anche qualcun altro, ma partiamo subito e entriamo dentro le cose. Se parteciperete alla First Lego League, c'è una cosa che dovrete imparare a memoria, che è la musica, l'inno della First Lego League. Non ve la faccio ascoltare tutta, ma ci tengo a condividere con voi almeno qualche, al massimo un minuto, fino a quando non c'è l'urlo First Lego League, della sigla appunto mondiale di First Lego League, che ovviamente trovo e vado a condividere. Quindi iniziate proprio a imparare le parole, ci sono i sottotitoli. Quando verrete agli eventi in tutta Italia, vedrete quanti eventi sono già fissati con le date. Ve la faremo cantare a squarciagola non una, non due, non tre volte, ma un sacco di volte, perché racchiude lo spirito appunto di questo evento mondiale. Vado con il primo minuto, non tutto l'inno, ma il primo minuto sì. Vi immagino tutti a urlare insieme a me First Lego League, proprio come faremo nei diversi eventi in tante location italiane, da Genova a Mestre, a Napoli, a Roma, a Palermo, a altre città che poi arriveranno e ve le racconteremo. Non contate mai sulla mia memoria per riuscire a avere tutto l'elenco preciso. Per avere tutte le parti precise ci sarà Gianluca che mi aiuterà, vero Gianluca? Assolutamente sì, scusate, avevo il microfono spento, io vi darò tutte le informazioni più tecniche durante questo webinar, ma intanto Ema, non so se vuoi introdurre il primo ospite di questa serata. Assolutamente sì, perché First Lego League Italia ha un'azienda al fianco come sponsor, come main sponsor. Sono amici da tanti anni, abbiamo tante avventure alle spalle e quindi sono veramente contento di avere qua con noi l'ingegner Pietro Alberti di Campus Tour. Quindi Pietro, ti chiedo di materializzarti, eccoti qua, a te la parola. Eccomi qua. Ciao Emanuele, ciao Gianluca e Ciao un caro Pietro. saluto a tutti i partecipanti che sono in linea per questa splendida manifestazione che è la First Lego League, no? Ecco, sì, che dire, noi come ha detto Emanuele, siamo sin dall'inizio sempre stati vicino alla, no, alla First Lego League, ok? Anche ad altri eventi, diciamo. Anche a tanti altri eventi. E siamo main sponsor di questa splendida manifestazione che da sempre offre a tutti i partecipanti una grandissima opportunità proprio di sperimentare in modo concreto il lavoro di gruppo e appunto le materie STEM, quindi la robotica al centro con tutte le materie satellite che ruotano attorno in attività coinvolgenti e assai divertenti. Ecco questo. È sempre da dire, no? Bisogna partecipare per imparare, per conoscere, per vedere, per condividere. Ecco, questo penso sia lo spirito fondamentale. Ecco. E, che dire, Lego Mindstorm è stato il mio primo kit di robotica, quindi proprio per me la First Lego League è proprio uno degli eventi che più mi sta a cuore anche da un punto di vista personale. Ecco.
Non nascondo appunto, come ho detto prima, che ci sia veramente un grande valore didattico sotto a questa attività. Ecco. Ma non voglio tediarvi, ecco, voglio giusto salutare tutte le persone, visto che immagino siate in attesa di tutti un po' le informazioni, i dettagli che Gianluca ed Emanuele vi daranno. Ecco. Un caro saluto a tutti nuovamente. Grazie, grazie Pietro Grazie Pietro. e grazie a Campus Store per essere al nostro fianco. E non è solo un'alleanza di business, chiamiamola così, ma è un'alleanza fatta di amicizia, di stima che va avanti da tanti anni. Quindi avervi vicino anche in questa avventura nuova per noi è veramente molto bello e quindi siamo contenti di poter condividere prima di tutto con degli amici a cui vogliamo bene questa nuova avventura. E quindi con Pietro non riusciamo mai a rimanere veramente seri quando facciamo le nostre riunioni, scherziamo, giochiamo, perché divertirci è un po' il sale di tutto il nostro lavoro e cerchiamo di riportarlo poi a tutti. Quindi grazie di cuore Pietro per essere qua con noi. E quindi adesso credo che sarà solo una voce che comparirà, no? Tipo dalla regia facciamo un saluto perché nel team che vi segue, a voi quando come squadre vi registrerete, bla bla bla, non ci sarà solo Gianluca, ma ci sarà proprio in prima linea anche Nicole Spinosa, che saluto, so che oggi non era in formissima, quindi non so se si farà vedere, ma la voce la sentiremo forse, chissà. Ciao a tutti, faccio Eccola qua. un piccolo saluto, anche se mi vedrete un po' così, però va bene. Piacere di Vabbè, ma conoscervi a tutti e siamo tutti pronti per iniziare questa avventura. grazie, grazie a Nicole, a cui auguriamo pronta guarigione, però è voluta anche Nicole essere qua con noi al primo appuntamento di questa lunga avventura. E adesso cosa succede? Prima di iniziare, farvi vedere le slide, farvi vedere i manuali, io ce li ho cartacei, ma poi ce li abbiamo anche digitali, quindi ve li mostriamo anche digitali. Prima di entrare nel merito, ci piacerebbe sapere chi abbiamo davanti. Siete in questo momento più di 70, vogliamo scoprire un po' cosa fate e perché siete qui. Per farlo, fra poco lancerò dei sondaggi, ma vorrei che fosse interattiva questa ora da passare insieme. Ricordatevi che sulla piattaforma che stiamo utilizzando, che è GoToWebinar, avete un posto dove c'è un fumetto con scritto domande. Lì potete scrivere le vostre domande. Può anche essere, dipende dal sistema operativo e dal device che state utilizzando, che ci siano più fumetti e quella è la chat, però non è detta che sia abilitata. Se trovate comunque il fumetto, li scrivete. Se provate ad alzare la mano, non succede niente perché siamo in tanti, quindi non possiamo darvi la parola, ma scriveteci, assolutamente interagite con noi e anzi facciamo subito un tentativo per vedere. Scriveteci da che città siete collegati perché ci piace sempre tanto vedere che quando siamo in un bel numero, Maria è stata la prima, bravissima, a scrivere Roma, Verona, Melfi, Chiampo, Vicenza, Genova, Barletta, Modena, un altro Verona, Salerno, mamma mia, siete tantissimi, Lecce, Marco da Padova, Portoferraio, Castel San Giovanni, Latina, Caserta, Wolverhampton, Elia, ma Wolverhampton, io conosco solo la squadra di calcio del Wolverhampton, che è fantastico, Riesi, Firenze, Aprilia, Milano, Piacenza, siete super reattivi, quindi siamo super contenti, Piacenza, Udine, Verona, Napoli, lo so, sto per finire l'elenco, ok, però Erika dalla Val di Susa, Torino, molto bene, Napoli ancora, va bene, non li leggo più, ma continuate a scriverceli. E adesso devo scoprire come lanciare il questionario. Che, eccolo, l'ho scoperto perché GoToWebinar ha pensato bene di cambiare interfaccia, quindi non ci sono più Senza abilitati. dircelo, tra l'altro, quindi proprio è stato un piacere stasera scoprire questa nuova interfaccia. Esatto. E quindi ho scoperto come si fa. Adesso vi leggo prima la domanda. Siete già iscritti a questa edizione? Cioè l'edizione First Lego League 24-25, all'edizione che ha come tema Submerge, sommersi? Sì o no? È molto semplice, ma non vi chiediamo solo sì o no, ma vi chiediamo se siete iscritti alla challenge,
all'Explore, che è un'altra categoria, alla Discover, oppure non siete iscritti. Ok? Perché così riusciamo un po' a capire meglio chi abbiamo davanti e cerchiamo di darvi le informazioni più utili. Andate a votare, siamo già al 50%, quindi forza, forza, forza. Di solito più di 40 secondi non vi lascio. E noi vediamo i risultati in diretta, non credo che il pubblico li veda, quindi comunque è un risultato che non mi aspettavo, quindi è molto interessante. Forza, votate. Intanto io faccio comparire nello schermo i personaggi che ci accompagneranno in questa nuotata all'interno del mare di First Lego League, e me ne sono portati un po' su. E il mio preferito è questo da Discover, la tartarughina. Appena finisce me la ruberò e diventerà un soprammobile come ho fatto con un tema di qualche anno fa. Questo non lo trovate quest'anno perché è un pezzo di qualche anno fa. Ok, siamo all'81%, forza, forza, forza. Se non vi è uscito il pop-up con il sondaggio, cercate l'icona di GoToWebinar, ci cliccate sopra e vi assicuro che esce. Se proprio non riuscite a votare, scrivete in chat, ok? Direi che ora terminiamo il sondaggio. 3, 2, 1, termino e condivido i risultati. Abbiamo il 42% che è già iscritto alla challenge, il 3% all'explore, solo due persone, il 2% discover e poi il 53% non è iscritto e quindi cercheremo di dare informazioni che siano utili sia per chi è già iscritto sia per chi non lo è. E questo, bene, siamo qua apposta, diciamo che il pubblico è giusto per quello che vogliamo fare. Ho ancora un altro sondaggio. Avete già partecipato alla First Lego League nel passato? Ora nella domanda non l'ho scritto, ma non pensate a quest'anno, ok? Ma ci piacerebbe sapere se negli anni passati aveste già partecipato, così da scoprire appunto sempre un po' di notizie da parte vostra. Quindi qua state andando più veloci perché di colpo il 70% ha votato in 10 secondi e quindi prima abbiamo raggiunto l'81%, quindi forza che superiamo il numero di voti precedenti come se fosse gli exit poll. Intanto io mi sono preso anche una medaglia, così per ricordare, eccola qua, la medaglia di First Lego League. E abbiamo lasciato il tempo giusto. Votare. E qua è incredibile, si divide praticamente a metà, il 50% ha già partecipato nel passato alla First Lego League, il 49% non ha mai partecipato. Quindi benvenute e benvenuti perché scoprirete questo nuovo mondo. Quindi è così. Vi ricordo che le mani alzate non le consideriamo perché qualcuno ci alza la mano, ma potete scrivere nelle domande. Francesco è proprio da lì che leggiamo, ok? Quindi dove è scritto noi li leggiamo, quindi bravo Francesco, è proprio lì. E qualcuno poi ci dice che gli manca ancora il DSGA e quindi si iscriveranno, vai tranquilla Erika, scrivici, ok? E quindi assolutamente siamo contenti. Stiamo reperendo i fondi, se siete una scuola, poi vi racconto come reperire questi fondi in maniera facile ed efficace, assolutamente. E salutiamo Mauro che è in treno, è collegamento un po' ballerino, ma è tranquillo, vi dai l'assist per dire che stiamo registrando questo incontro e quindi potrete poi rivederlo con calma, ovviamente facendo avanti veloce in tutta questa parte dove io tendenzialmente faccio l'intrattenitore. Benissimo, e ora è arrivato il momento di andare a scoprire, a entrare dentro alla First Lego League. Quindi vado a condividere. Ovviamente Gianluca, interrompimi quando vuoi, senza problemi. Ok, e ora dovreste poter vedere. Intanto partiamo dai loghi, c'è il logo di Campus Tour, main sponsor, c'è il logo di Scuola di Robotica, che è l'organizzatore nazionale, e poi abbiamo i loghi di First Lego League, che ovviamente è l'organizzazione mondiale della First Lego League, Lego Education, che è il partner tecnico, è l'azienda che per Lego cura tutta la parte education, e poi il logo che conoscerete sempre meglio, che a noi piace un sacco, di Submerge, che è il tema di quest'anno. Andiamo piano piano a capire di cosa stiamo parlando per chi
ancora non conosce questa manifestazione. Intanto è una manifestazione che si divide in tre, chiamiamole categorie, potrebbe essere il nome giusto, che ovviamente sono divise per fasce d'età. Tutte e tre insieme coprono dai 4 ai 16 anni, quindi va bene per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per i primi anni della scuola secondaria di secondo grado. Non dico seconda o terza perché dipende da quando si compie 16 anni, quindi non sto lì a impelagarmi in un probabile pasticcio, ma li leggete bene, ci chiedete, vi aiutiamo. Cosa succede? In tutte queste tre categorie prendiamo ispirazione dal tema, che è uguale per tutti, si chiama quest'anno Submerge e ogni anno cambia. E questo è molto bello perché ci consente di far partecipare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a ogni anno, a ogni edizione diversa, perché è una sfida nuova. E quindi questa capacità di rinnovamento fa crescere le bambine e i bambini e noi che abbiamo per anni fatto il regional partner per il nord-ovest di questa manifestazione, nella parte del nord-ovest abbiamo visto veramente crescere bambine e bambini fino a diventare, ormai sono tanti anni che esistono forse le gole d'Italia, fino a diventare futuri universitari, futuri ingegneri, diventare arbitri, diventare giurati, insomma, veramente molto molto interessante. Quali sono queste divisioni? Sono Challenge per i più grandi, Explore che si sovrappone a un pezzo di challenge, ma poi andiamo a vedere meglio la divisione delle fasce di età. E attenzione, io ci tengo particolarmente, non che io non ci tenga Challenge Explore, ma ci tengo particolarmente perché da quest'anno lanciamo definitivamente, dopo i progetti pilota che la Fondazione Museo Civico di Rovereto aveva lanciato l'anno scorso, la parte Discover per i più piccoli e le più piccole, che è composta appunto da pezzi come questo che dovrei stare inquadrando perché ora non mi vedo. Eccole qua le divisioni per fasce d'età. Discover 4-6 anni, Explore 6-9 anni e First Legal League Challenge 9-16. Come vedete, vanno a sovrapporsi negli ultimi anni fra loro, ma sono assolutamente molto importanti perché possiamo fin da subito iniziare. Tutti tendono a conoscere di più la Challenge perché obiettivamente è la più famosa, è quella che in Italia ha più storia, ma Explore e Discover sono veramente molto importanti. E allora io vado in ordine di età a raccontarvele. Per raccontarvele mi faccio aiutare sostanzialmente da dei piccoli video promo che ci aiutano a introdurre il tema. Quindi iniziamo a vedere i primi video, quindi vado, scusatemi, datemi qualche attimo per andare a vedere il video. Quindi il primo video che vediamo è l'introduzione al tema generale. Quest'anno il tema è Submerge. Noi lo sintetizziamo con gli oceani, ma è più un lato, più grande come tema. Però ci piace così perché Scuola di Robotica ha una lunga storia di collaborazione con enti che si occupano di mare. Nasciamo da due fondatori, un fondatore, Gianmarco Veruggio, si occupava al CNR di robotica marina e la nostra fondatrice Fiorella Operto, filosofa, che insieme a Gianmarco hanno scritto un libro bellissimo per cui io mi sono appassionato a questo tema che si chiamava Il mare della robotica. Ma a parte queste storie personali, andiamo a vedere meglio cos'è il tema di quest'anno e fra poco dovrebbe partire.
Agosto 2024 è ovviamente passato e il tema della First Lego League è qua, tutto pronto. Vedo che arrivano tante domande, quindi chiedo a Gianluca se le gestisci fra un attimo e poi magari di farci una sintesi per dare una risposta, dato che per esempio sull'età ci arrivano tre o quattro domande e poi ce ne sono alcune sui fondi a cui risponderò io a breve, a voce. Sì, Vai Gian. mi sono preparato, grazie mille per chi ha chiesto. Le date sono, diciamo, per la challenge dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2015, come partecipazione. Su questo non ci sono linee guida a livello globale chiarissime, tant'è vero che addirittura sul sito globale l'età per l'Explorer è indicata 9, 6-10. E quella per la Challenge 9-16, quindi c'è un'incongruenza. Non saremo così, cioè, nel senso, dipende anche un po' da voi e dal livello dei vostri studenti decidere in quale categoria preferite iscrivervi e anche un po' che tipo di progetto volete fare. Ovviamente sull'anno sarà vincolante quello che vi ho detto. Per casi limite, non so, il classico nato il 1 settembre 2015. Parliamoci, potete scriverci alla mail firstlegoleague@scuoladirobotica.it e vi risponderemo, analizzeremo caso per caso. Sicuramente gli anni sono vincolanti. Molto bene, grazie. Quindi spero che questo sia una risposta chiara per tutti. Arrivano altre domande, a quella di come reperire i fondi se siete una scuola, arrivo io. Poi a quella sui manuali arrivo io e sulle date della gara arrivo io sempre fra poco. Quindi tranquille, arriviamo, lo possiamo dire tutto Sì, subito. esatto, magari Cianin cianin, diciamo aspettiamo un oggi. momento, esatto, aspettiamo un momento, vi facciamo un po' di presentazione e poi alla fine raccogliamo un po' di domande. Io comunque le sto catalogando tutte quante, quindi anche cercando un po' di rispondere a tutti in modo preciso, nel caso vi rispondo io direttamente via chat. Assolutamente sì. Perfetto, quindi torniamo. Questo è il tema. È il mare, gli oceani. Vi dicevo che per noi di Scuola Robotica è veramente un grande onore prendere il testimone della conduzione nazionale con questo tema, a cui siamo particolarmente affezionati perché da anni, dalla nostra fondazione, lavoriamo per il monitoraggio e la conservazione dei nostri mari. Dell'oceano, come in inglese, one ocean, non ci sono mari, c'è solo un unico grande oceano e quindi ci teniamo veramente molto e per tanto tempo abbiamo fatto progetti andando in acqua con i robot marini, abbiamo fatto veramente di tutto e di più, abbiamo fatto app che si usavano nel telefonino da mettere uno scafandro se andava in acqua per riconoscere i pesci, insomma, abbiamo una lunga storia e continuiamo a fare, coordiniamo uno dei progetti Citizen Science più grandi d'Italia dedicato al monitoraggio della nostra costa. Insomma, veramente è un tema che ci sta tanto tanto a cuore e nonostante ci sia qua lo squalo nella locandina, anche a livello cinematografico il mare torna nelle nostre passioni. Quindi veramente vorremmo esservi vicini nell'aiutarvi a capire dal punto di vista didattico come far crescere le vostre ragazze e le vostre ragazze, le bambine e i bambini usando First Lego League nelle varie categorie. Ora partiamo dai più piccoli, ok? Io poi parlo tanto, Gian, controllo il tempo, ma ora vorrei partire dai più piccoli perché l'anno scorso era pilota, quest'anno diventa vera. Come far partecipare bambine e bambini dai 4 ai 6 anni? Si può fare, c'è un sacco di cose molto interessanti. Come sempre mi appoggio a un video fornito da First, andiamo a scoprire il set e poi vi dico due o tre cose, vi faccio vedere i manuali, così poi iniziamo anche a dare risposte su come sono fatti.
Eccolo qua, First Legal League Discover. Sono qua con la balena, che è una dei protagonisti, e la mia preferita, la tartaruga. Se vi iscriverete a First Legal League Discover per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, avrete questa scatola dove ci sono tutti gli oggetti che avete visto e potrete scaricarvi, ad oggi ancora in inglese, ma a breve arriveranno in italiano, i manuali didattici. Li potrete scaricare in PDF, fra poco ve lo faccio vedere, ma io ho la versione in inglese cartacea e sono molto interessanti. Avete visto all'interno del kit, fra l'altro, ci sono anche i Six Bricks. Per chi si occupa di didattica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, i Six Bricks sono una fantastica metodologia. Non esiste il kit da solo. Ma grazie a Discover potrete ricevere dentro a Discover anche il kit Six Bricks e all'interno del manuale come utilizzarlo. E allora entriamo dentro a uno dei manuali di Discover, che vi faccio vedere, vi conduce. Adesso vi faccio vedere un attimo perché ovviamente devo condividere il tutto, non sono super veloce. E dovrebbe apparire a breve. Piano piano, perfetto, spero Gian che si veda bene. Questo qua ora è in inglese, come vi dicevamo. Erika ci chiedeva, verranno tradotti? Li stanno traducendo, siamo ormai verso la fine. Due ex coach della First Lego League, che ora lavorano insieme a noi, sono stati così insigniti dell'onore e dell'onere di tradurre il materiale. Ma vedo che Gianluca vuol parlare, alza la mano, è l'unico che se alza la mano gli diamo parola. Grazie, grazie Emma per questo privilegio che mi hai accordato. A proposito di questo, volevo comunicarvi che le traduzioni dei manuali sono terminate e li stiamo ricontrollando un'ulteriore volta per sicurezza, e li pubblicheremo nelle prossime settimane. A differenza di quelli inglesi, saranno pubblicati solo come contenuto premium per chi ha già fatto l'iscrizione a quella determinata categoria. Quelli in versione inglese invece saranno a disposizione di tutti, anche chi è interessato magari a iscriversi sulla pagina risorse del nostro sito internet www.firstlegoleague.it. Grazie Gian, perché così abbiamo capito che stanno arrivando, quindi se vi iscrivete fra poco li troverete nelle nostre risorse premium e alcuni ci chiedono, ma l'insegnante com'è guidato? Iscrivendosi alla First Lego League da quest'anno verrete guidati anche da noi. Il team di Scuola di Robotica darà solo agli iscritti degli incontri di formazione per condurvi a darvi le informazioni per gestire in classe o nel post scuola, nel dopo scuola o ancora alle famiglie, perché ricordiamo che First Lego League non è solo per la scuola, ma ci sono anche tantissime squadre familiari e quindi a tutti voi diamo l'approccio didattico, che è didattico sia che sia un docente di ruolo, sia che sia una persona che si impegna con i suoi figli e gli amici dei figli o cose simili, li chiamiamo tutti coach, così ci togliamo questo problema, aiuteremo tutti voi coach a capire le fasi didattiche. Ma guardate qua il lavoro di First e di Lego come diventa, datemi qualche secondo perché ovviamente il computer rema contro, ho fatto una mega zoomata e si è bloccato tutto, come il materiale, oltre a essere veramente gradevole dal punto di vista grafico, ora vi giuro che tolgo lo zoom se continua ad andare così, avrete tante informazioni per riuscire a condurre come si dice, le lezioni. E per quanto riguarda First Lego League Discover, avrete anche la possibilità di creare il vostro evento, perché ovviamente sappiamo che non è banale per bambini di quell'età partecipare a eventi in città dove bisogna spostarsi e cose simili, e qua c'è tutto anche per fare il cosiddetto celebration event, cioè nella vostra scuola potete organizzare un bel evento dedicato alle bambine e ai bambini che hanno fatto Discover. C'è una storia senza parole che è comune a tutti i kit, che qua è comune a tutti i kit in parte, ovviamente, qua vedete che potete partire da questa storia dove ci sono degli squali che cercano i pesci e trovano un sottomarino,
E poi questa storia senza parole si può adeguare alla vostra didattica, alla vostra lezione. Cioè, se io fossi voi, il primo giorno andrei a mettere nel proiettore, nella LIM, nella digital board, proietterei questa storia senza parole e inizierei a raccontarla, a farla raccontare ai bambini stessi, a lavorare sulla fantasia, a capire cosa sono gli oggetti che vediamo, gli animali che vediamo, cosa sta succedendo. Andrei a promuovere lo storytelling. Dentro la scatola di Discover avrete anche i Six Bricks e vi vengono date delle indicazioni nei manuali su come usare i Six Bricks dal punto di vista didattico. C'è sempre quello che viene definito warm up. C'è un bel modo per iniziare a costruire qualcosa, imparare a contare, distinguere i colori e cose simili, e poi c'è un obiettivo che viene diviso per lezioni. Questi sono solo consigli, non è obbligatorio seguirli, attenzione, ma io mi metto nei panni di un docente, di un genitore, di un coach alle prime armi, grazie a questi si trovano, vi trovate già delle idee didattiche. In più ve le daremo anche noi. Quindi se vi iscrivete, non solo avrete la scatola con tutto il materiale dentro, ma avrete anche il supporto nostro e dei nostri formatori per implementare al meglio. Fra l'altro, Discover dura tutto l'anno, potete iniziare ora e finire a maggio, mentre vedremo che abbiamo molte più vincoli temporali sulla challenge. Tutto questo viene fatto in 10 sessioni, okay? Più o meno da 50 minuti, una roba simile. E vedete come si finisce con Future Ocean. Qua, in qualsiasi divisione noi ci iscriviamo, dobbiamo dare l'ispirazione ai nostri allievi. L'oceano è importante, il mare è importante. Pensate che l'ossigeno che respiriamo proviene tendenzialmente in grande maggioranza da due luoghi: la foresta amazzonica, e ce l'abbiamo in testa tutti, e l'oceano. E dalla posidonia, che non è un'alga, è una pianta che produce ossigeno con cui noi viviamo. Quindi la nostra vita, la vita di tutti gli animali sulla Terra, è legata alla vita nell'oceano. E se queste posidonie non fanno la fotosintesi, non rilasciano l'ossigeno e cose simili, sarà un guaio per tutta l'umanità e per tutti gli animali, sia all'interno dell'oceano, sia all'esterno. E questo dobbiamo cercare di lavorare con i nostri bambini e le nostre bambine. Questo è Discover. Non so se ci sono domande su Discover, ovviamente poi entreremo nel particolare con i webinar settoriali, perché ci starebbe da starci ore e ore su ognuno di questi. E quindi, non so, Gian, se tu su Discover mi vedi delle domande che secondo te, vanno bene oppure no. No, in realtà stavo rispondendo ad alcune domande ancora legate alla questione dell'età, qui vorrei magari dopo fare una precisazione, però da questo punto di vista magari ne parliamo dopo. Su Discover mi pare che no, ne è arrivata una che dice per Discover serve anche il kit Bravissimo. Steam Park. Esatto, per fare tutto Discover serve Steam Park, giustissimo, e assolutamente questo è una delle condizioni. Potrei già lanciare adesso, perché sia per gli istituti comprensivi, ora qua mi perdoneranno i coach familiari, chiamiamoli così, non scolastici, perché ci sono dei fondi che potete utilizzare per riuscire a organizzare questo lavoro e si chiama DM65. Sono stati prorogati gli affidamenti che potete fare interni o esterni per il DM65. Col DM65 voi potete farvi pagare il lavoro che fate come coach, magari in orario che non si sovrapponga con il vostro orario curriculare, perché quello è vietato per legge, ovviamente. Ma oltre a far rimborsare, quindi, e pagare i formatori, c'è anche la possibilità di attingere dal 40% dei costi indiretti per prendere materiale, e potete prendere anche il materiale per fare First Lego League Challenge, Explorer e Discover. A breve, fra l'altro, insieme a Campus Store usciremo con un'offerta dedicata ai robot Spike, quindi alla serie Spike, in cui avrete delle promozioni particolari, quindi saremo felici di metterle in atto. E quindi nel DM65 il costo di iscrizione può essere affrontato come costo indiretto,
Sì, perché non è una fee di partecipazione, ma è un costo di formazione e quindi assolutamente sì. Il DM65 vale anche per le scuole paritarie private, non tutte, lo sanno le scuole, che numerose scuole private, adesso vi dico un dato che però potrebbe essere sbagliato, l'80% delle scuole private ha ricevuto i fondi, il 20% no. C'erano delle richieste del Ministero che, scusate, ammetto non essere così esperto su questo tema, ma numerose scuole private hanno ricevuto questi fondi, quindi assolutamente sì. E ricordatevi che Campus Store e Scuola Robotica hanno proprio dei prodotti dedicati a DM65, dove Lego ne fa veramente la parte più importante, e potete così finanziarvi anche la partecipazione a First Lego League. Invece per le squadre private, ahimè, non c'è questa possibilità e quindi dovrete, come sempre, ricorrere a fondi di sponsor, a fondi, ahimè, familiari. Questo ovviamente lo sappiamo. E vi ricordiamo che entro il 4 ottobre c'è ancora l'early bird, poi l'iscrizione costerà un po' di più e quindi accelerare un po' fra domani e dopodomani l'iscrizione vi consentirà anche di risparmiare un po' qualche soldo, e quindi questo non fa mai male. Ora vado a bomba su Explore, ok? Quindi video per presentarvi Explore. Ce la posso fare. Quindi passiamo alla divisione per i bambini della scuola primaria, per capirci. Explore, come sempre, il tema è comune, tutto il tema è sottomarino, sommerso e via così. Su Explore avremo anche degli eventi nazionali. Il calendario di Explore lo lanceremo nelle prossime settimane perché si va a maggio, quindi abbiamo più tempo e siamo più tranquilli. Explore dedicato alla scuola primaria, anche Explore prevede che ora già in inglese potete scaricare liberamente i manuali che fra poco vado a farvi vedere, datemi un secondo e scelgo questo e adesso ve lo mostro. Datemi sempre un attimo di tempo per riuscire a mostrarvelo. E qua di nuovo manuale, lo stile grafico ovviamente è comune a tutti i manuali, la storia senza parole anche, quindi anche qua scuola primaria, e guardate quel bollino, have fun, divertitevi. Sempre dobbiamo ricordare che sia nella scuola che al di fuori della scuola dobbiamo apprendere divertendoci. E First Lego League, nelle sue varie divisioni, è veramente uno strumento fantastico. Non è solo un evento, non è solo una gara, una sfida, non è solo un prodotto, non è solo apprendimento, è molto di più. E il divertimento, lo stare insieme, il lavorare in gruppo, sono tutte cose che dovrete da coach aiutarci ad esaltare. Noi saremo dietro alle vostre spalle per aiutarvi. Ci sono ovviamente per partecipare a Explore, c'è bisogno del kit Explore che potete ordinare sul sito First Lego League italia.it e poi ci vogliono i set di robotica di Lego, quelli moderni, sono Spike Essential e Spike Prime. E quindi potete utilizzarli. E vedete anche qua la divisione in sessioni, qua un po' più lunghe, 12. C'è la checklist, ci sono le parti di coding e se non ne avete idea, perché poi queste sono solo guide, è molto utile andarle a utilizzare. Se invece siete già esperti, le prendete come ispirazione, ma io che mi occupo di queste cose da 12 anni di First Lego League e di
e di Lego e di robotica educativa da 24, apprezzo sempre queste linee guida, queste idee che ci vengono date. E quindi anche noi prenderemo ispirazione per farvi vedere come fare. Per esempio, qua i vostri alunni, i vostri partecipanti, scusate, ogni volta, intanto io dico alunni perché come scuola di robotica abbiamo in testa le scuole, questa è una deformazione professionale, ma i partecipanti ai Team Explorer, che potrebbero non essere alunni ovviamente, dovranno ragionare su delle idee da rappresentare poi con uno stand che nei vari eventi vi metteremo a disposizione, che partiranno dal kit del robot marino che c'è qua, questo è un sottomarino, poi può essere un robot oppure no, e costruirci intorno un progetto. Per farlo, questi manuali vi danno la possibilità di ragionare. Attenzione che la scatola si usa tutta, il cartone non rovinatelo quando arriva, non fatevi prendere dall'ansia dell'unpacking, ma dell'unboxing, ma apritelo con cautela perché usate tutta anche la scatola per lavorarci. E quindi qua lavoriamo, se siamo nel mondo della scuola, sulle scienze biologiche, sugli animali, la vita nel mare, nelle diverse zone, ok? Quindi gli animali in superficie, quelle in profondità, no? Gli strati del mare, dove c'è la luce, dove non c'è la luce, quali animali si sono sviluppati e come nelle varie strati dei nostri mari. E vi dicono cosa serve e cosa potete utilizzare, no? E vedete che c'è sempre un'introduzione, ok? Quindi per riuscire a darvi il modo per lavorare, e poi ci sono tutte delle fasi della lezione dove ci sono gli obiettivi, la sfida, la programmazione. Stiamo facendo STEM. Quando pensiamo al DM65, scusate, sempre lato scuola. Beh, educazione alle STEM, questo è STEM, non al 100%, al 1000 per 1000, al 10.000 per 10.000. E quindi lavorateci e avete i materiali per farlo, siate innovativi, cercate di far scaturire nuove idee, di far lavorare in gruppo i vostri allievi. E ci sono diversi materiali a disposizione, ora io li sto scorrendo veloci. Un'altra cosa fondamentale è il teamwork, il lavoro di gruppo. È fondamentale che tutti possano lavorare, costruire, avere idee, disegnare e presentare poi alla fine. E vedete che andiamo a realizzare un bel cartellone, proprio classico di carta, con tre lati, due piegati per stare in piedi, e poi in mezzo ci mettiamo lo scenario di First Lego League Explorer più le cose costruite con i Lego, che sono le invenzioni dei vostri allievi per salvare la vita negli oceani, per riuscire a produrre energia, per fare cose che ora non mi compete andarvi a raccontare. E poi potete organizzare un evento. Attenzione che se siete in tanti potete magari organizzare l'evento e noi veniamo ad aiutarvi. Oppure potete partecipare agli eventi organizzati da scuole di robotica e dai numerosi partner. E fra poco scopriremo anche i partner che abbiamo per la parte eventi. E c'è tutto, c'è come si prepara l'evento, siete pronti? E cose simili. E guardate, questo mi piace molto, questi quattro cerchi, perché sono la metodologia didattica: esplora, scoperta, creare, costruire, testare, vedere se funziona quello che ho creato dopo aver imparato, dopo aver esplorato, e poi condivido con gli altri in un evento. Siamo scienziati, gli scienziati non si tengono le idee per loro e dobbiamo insegnarlo che una parte fondamentale della scienza è la dissemination, la disseminazione della scienza stessa, la divulgazione. Non blocchiamo questa parte, è fondamentale anche la parte di evento e di esposizione. Fa parte della didattica. Se qualcuno ci dice il contrario, c'è qualcosa che non torna, perché le bambine e i bambini, quando espongono agli altri, così anche per i ragazzi e le ragazze, imparano sempre di più. E poi, dopo che ho esposto, mi verranno delle idee, mi fa domande il pubblico e allora torno indietro, riesploro, ricreo, riprovo, rivaluto, ricondivido e vado avanti. È la scienza, baby, potremmo dire, citando quasi un film. Io guardo il tempo che scorre, tiranno, devo dire, nei nostri confronti. Esatto, ti volevo interrompere un attimo, Ema, scusami, ho alzato la mano, non volevo interrompere questo romanticissimo momento in cui ti ho Bene, visto. super preso. Grazie, sì, grazie veramente, e penso anche a nome di tutti i partecipanti. Ci sono un paio di domande che volevo portarti all'attenzione prima di proseguire.
se potevi fare un breve recap sul DM65, come funziona, e per chi lo ha chiesto, i manuali in italiano saranno pubblicati solo per le squadre già iscritte come contenuto premium in questi giorni. Li stiamo ricontrollando per essere sicuri che non ci siano errori, pertanto io spero che entro venerdì saranno a disposizione delle squadre. Assolutamente, ripeto quindi DM65 sostanzialmente, DM65 tutte le scuole pubbliche lo hanno ricevuto, lo stanno ricevendo e alcune categorie delle scuole private, perdonatemi se non riesco a entrare nel tecnicismo, ma se lo chiedete lo venite a scoprire. Come si partecipa? Si può fare un bando interno se volete che il docente... Chi tiene il corso, che può essere anche curricolare, ma ovviamente non può essere tenuto dal docente che sta facendo lezione perché non può essere pagato due volte, sintesi, potete accedere a questo fondo, fare un bando interno per i vostri docenti, per i coach, decidete, e poi avete, rispetto al numero di ore, che devono essere un minimo di 10, il 40% di quelle 10 ore sono 79 euro l'ora, 30... 4 per i tutor, quindi sono due persone, 113 euro, per 10 fa 1130 e per quel modulino scaturite un 40%, che sono 400 euro circa, per noleggio di materiale, acquisto di materiale didattico di consumo, pagamenti vari e questi possono essere funzionali. Poi ovvio, piccola marchetta, Scuola di Robotica e Campus Store vendono pacchetto corso completo e quindi lì potete avere materiale e kit e esperto e tutor tutto incluso e quindi però lì ci muoviamo dalle 30 ore in su. Però più che ora sponsorizzare quelli che vendiamo direttamente, noi siamo più di 20.000 ore vendute, quindi stiamo organizzando più di 150 docenti in tutta Italia. Non è importante questo, ma è importante che avete il modo di finanziare la partecipazione alla First Legal League, che non è un pagamento di una gara, ma è un accesso a della formazione sia per voi, docenti, adulti, sia per i vostri allievi e allieve. Questo che a noi sta a cuore. E ricevere anche il campo e la scatola di Explore, di Discover, piuttosto che di Challenge. Spero di aver risposto, Gian, così mi sposto. Su, l'ultima, che di solito viene sempre messa in testa, ma io oggi volevo parlare delle altre che si vengono sempre considerate un po' meno, e quindi arrivo alla challenge, che è quella più famosa. Per la challenge, forse non c'è neanche il video perché è lunghissimo, è 7 minuti il video di presentazione della challenge, infatti faccio un ripasso. Per la challenge, beh, il video di presentazione era veramente molto orientato alla challenge. Vai Gianluca. Scusa, ma se ti interrompo, per chi ci sta chiedendo i costi, alla fine di questa presentazione fatta da Emanuele, faremo una piccola dissemina proprio sui costi e la modalità di iscrizione. Esatto, quindi fra poco, entro 4 minuti, chiudo questa parte, poi passo a Gianluca per la parte tecnica di come facciamo a iscriverci, quanto costa, quali sono le tempistiche, le consegne e via dicendo. Di nuovo, guardiamo il materiale didattico, questo è uno dei tanti materiali didattici che potrete ricevere in formato digitale. C'è scritto cosa vi serve e poi, di nuovo, 12 sessioni per riuscire comunque a portare a casa il risultato. Vi ricordo che per la challenge ci sono... diciamo due macro fasi, chiamiamole così. Il robot game, dove si costruisce un robot che va nello scenario e fa delle missioni, e il progetto scientifico, dove non è obbligatorio utilizzare prodotti Lego per presentare il progetto scientifico che deve essere legato al tema di quest'anno, a risolvere problemi del tema di quest'anno. Come vedete, nettamente più impegnativo di Discover e di Explore a livello di tempo, a livello didattico, ma ovviamente ha delle potenzialità enormi. Attenzione, sono due fasi in qualche modo distinte che negli eventi, fra poco vi faremo vedere quali sono gli eventi a cui vi invitiamo, ci saranno gli arbitri, il presentatore, i punteggi per i RoboGame e giurie di grande qualità che ascolteranno i vostri ragazzi e ragazze, bambine e bambini, dipende dall'età. E così faranno sì che potranno, di fronte ad una giuria di esperti che ne sanno di robotica, che ne sanno di mare, che ne sanno di didattica, per
tendenzialmente le giurie le componiamo di tre persone con questi tre profili, no? Quindi cerchiamo di racchiudere il profilo del tema dell'anno, il profilo educativo e il profilo robotico. E ho sempre visto brillare gli occhi ai nostri studenti e studentesse quando hanno saputo che di fronte a loro c'era magari un professore di una famosa università italiana piuttosto che straniera, perché invitiamo anche da lontano, piuttosto che magari aziende importanti che lavorano nel mondo delle tecnologie emergenti, piuttosto che persone del ministero, persone che lavorano nel mondo della scuola e quindi hanno la capacità di capire il lavoro fatto e tutta la fatica che c'è per riuscire a portarlo avanti. E anche qua venite guidati, potete seguirlo oppure no, per me prendete ispirazione. Io vi ho detto che sono due grosse famiglie. In verità, poi nelle schede voi trovate i core values veramente importanti, è come il comportamento, è molto più del comportamento, è il lavoro di squadra, il robot design, quindi andiamo a cercare con la giuria di capire come avete progettato il robot che usate nel robot game, il robot game dove ci sono gli arbitri, i punteggi, la musica, bomba, e se vi trovate nelle finali regionali con determinati presentatori vi bucheranno le orecchie, uno di quelli sono io, e la parte di ricerca del progetto scientifico dove si sviluppa veramente il progetto scientifico. E poi qua ci saranno le regole, ci saranno i consigli, guardate un po', identifica le soluzioni, crea le soluzioni, continua a creare perché le devi rimettere in discussione, fai un checkpoint e poi vai avanti. Pianifica le soluzioni e cerca di provarle e vedere se riescono e vai avanti così per 12 volte. Se prendete questi consigli, non vi dico che il gioco è fatto, come direbbe Hitchcock, che quando la sceneggiatura di un film è fatta il film è già girato, non è vero, c'è poi tanto lavoro da parte vostra, lo sappiamo che è bello impegnativo sia per i prof, le prof che per le squadre familiari, ma è un'avventura veramente straordinaria e ogni anno potete così accedere a temi diversi. Negli anni abbiamo visto di tutto e di più. E quindi prendete in mano questa situazione, tenete anche conto che creeremo dei progetti PCTO per gli arbitri e verranno magari a visitarvi per fare delle prove con voi prima della gara. Quindi crescerete insieme anche a chi sta creando l'evento. E ora vorrei farvi vedere i partner, diciamo così, sospendo condivisione, arresta condivisione, dal sito internet, ripetiamo l'indirizzo, firstlegoleague.italia.it, e poi datemi qualche secondo così Tanto io faccio un arrivo. annuncio, Vai. stiamo cercando di utilizzare in modo proattivo i social network, pertanto stiamo pubblicando un sacco di materiali, anche informativi ovviamente, a cui poi rimandano al sito internet, sulle nostre pagine Instagram, Facebook e LinkedIn. Vi chiediamo di seguirli durante l'anno, soprattutto per chi è già iscritto, durante l'anno ci saranno poi dei contenuti speciali. Per seguire la firstlegoleague e vi daremo informazioni costanti anche per esempio sull'invio dei campi, pubblichiamo un post quando sono stati inviati, eccetera, eccetera. Quindi vi invito fortemente a seguirci su Instagram, LinkedIn e Facebook. Assolutamente sì, intanto io ho trovato, poi avevo la slide, non avevo bisogno del sito internet, però vabbè. Questo è il calendario degli eventi challenge, che ovviamente sono quelli più challenge, nel senso che richiedono più tempo, anche perché c'è la fase semifinale e la finale. Guardiamo le semifinali, apriremo noi a Genova con un partner d'eccezione, Aquario di Genova, quindi siamo molto contenti di poter aprire veramente all'interno di un scenario che ci ricorda gli oceani molto bene. Poi andremo a Napoli, alla Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove diciamo, ci sono dipartimenti di robotica famosi in tutto il mondo. Poi nuova edizione a Campobasso ancora da definire. Poi ci troveremo a Piacenza presso una scuola storica che partecipa a tantissimi progetti che abbiamo fatto insieme, quindi siamo felici di averli a bordo come l'IS Volta. Il 1 febbraio, due date in coincidenza, quindi i nostri team si separeranno a Roma con l'Istituto Marymount, grazie ai docenti e alle docenti di questo istituto potremo lì fare la firstlegoleague Challenge Explorer, e a Lecce, un altro partner storico, grazie a Tribù Digitale, potremo
potremo essere anche in Puglia. Poi andremo per la prima volta a Torino con le scuole dell'Arca e quindi una nuova città si aggiunge insieme a Campobasso e a Napoli come semifinali, per poi andare in una ormai semifinale storica che è quella di Mestre, nella cornice straordinaria dove si respira cultura e tecnologia che è M9, Museo del Novecento, e poi torneremo in una scuola a Fermo, Ipsia Ricci, per poi andare a Milano in un altro museo affascinante, il Museo dell'Arte Digitale, della Cultura Digitale, che è il MIT, in Porta Venezia, centralissimo, 18-19 febbraio, e poi il nostro tour continuerà 20-21 febbraio a Palermo, grazie al partner, l'Associazione Palermo Scienza, per poi andare a un altro partner storico il 22 febbraio all'Università degli Studi di Firenze e concludere al momento il 23 febbraio a Locri, al Liceo Scientifico Zaleuco, che ringraziamo. Questi sono i partner, venue partner, location partner che sul territorio si stanno muovendo. Ho perso il conto di quanti siano, siete tantissimi, siamo molto contenti. Si potrebbero aggiungere altre location, ma al momento queste sono quelle sicure ad oggi con le date. Quindi prendetele molto molto come un riferimento. Per quanto riguarda ovviamente la challenge, la finale la stiamo preparando, si terrà a casa nostra per quest'anno a Genova, anche perché Genova sarà una città dedicata alla robotica per un progetto del Ministero del Lavoro e quindi coglieremo l'occasione di unire questi due grandi eventi e quindi sarà qualcosa, speriamo, di speciale, ma ci stiamo un po' lavorando, sapete che nella nostra regione ci sono le elezioni, quindi andiamo un po' a rilento, ma a breve si sbloccheranno tante situazioni, quindi usciremo anche con la data della finale. Questa era una cosa importante, Gian, che volevamo dire, quindi l'abbiamo detta, non so se saremo a Didatta Puglia, venite a incontrarmi, vi beccate Emanuele che fa conferenza anche su First Legal League. Costi, chiedono, vero? Non ti sentiamo. Eccomi, sono tornato. Vado io a condividere brevemente lo schermo, Ema. Vai, allora tolgo io, arresto condivisione, ti lascio a te. Così Costi e facciamo. scadenze, Flavio, eccoci qua. Una è 4 febbraio, quindi è 4 Esatto, febbraio, 4 allora. ottobre, scusate, 4 ottobre, bla 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 bla. Vi condivido il sito internet, dandovi anche un po' alcune informazioni su quella che è l'idea legata al sito internet, che nasce come l'idea che sta dietro a questo sito internet è quella di farlo diventare una piattaforma nel quale l'utente riesce a fruire di risorse, informazioni e anche inserire i propri dati, quindi le proprie informazioni, la foto della propria squadra, eccetera, eccetera, all'interno. Diciamo di quello che viene chiamato back-end. Questa era home page, che è abbastanza normale. Vi mostro questo tasto che sarà cambiato a breve con una connotazione più telefonica che vi permette di contattarci sia via email all'indirizzo firstlegoleague@scuoladirobotica.it, sia su WhatsApp per comunicazioni e informazioni rapide che al telefono. In queste fasce orarie. Stiamo cercando di chiamare tutti quelli che ci contattano nel minor tempo possibile, quindi di darvi un servizio che sia il più sartoriale possibile. Per partecipare, trovate tutte le informazioni sulle tre categorie che vi ha spiegato Emanuele qui nel menu a tendina. Dopo che avete cliccato su Partecipa, se andate nella sezione Iscriviti. Troverete tutte le informazioni legate alle scadenze e ai costi. Il costo della First Lego League Challenge è di 300 euro, quello della Explore è di 90 euro e quello di Discover è di 70 euro per la prima squadra per quanto riguarda Challenge. La seconda squadra costa 130 euro. Perché questo? Perché nella prima squadra è compreso il campo. Questa poi è una decisione vostra, nel senso alcune squadre preferiscono ordinare più campi e quindi un campo per squadra, altre tipologie ne ordinano solo uno e quindi scrivono la seconda squadra senza campo. È tutto? No, ci sono dei passaggi. Abbiamo deciso di fare tre fasi di iscrizioni.
chiamando Early Bird, quindi andando a prevedere una scontistica per chi si registrava prima. La prima fase è già terminata, che è quella che era fino al 6 di settembre, quindi non ve la sto nemmeno a raccontare. La seconda fase per challenge è quella che vi diceva Emanuele e ha un costo fino al 4, quindi fino a venerdì 4 ottobre, di 280 euro per la prima squadra e 115 per la seconda. Quindi avrete comunque un risparmio di 20 euro sul prezzo finale. Ed è sempre compresa di campo. Ci sono poi dei pacchetti speciali per chi scrive 5 o 10 squadre, sia per tutte e tre per tutte le categorie. Per quanto riguarda Challenge, il pacchetto da 5 squadre a 800 euro include due campi e quello da 10 squadre include 4 campi. In Explore e Discover non è segnalato perché ogni squadra necessita del proprio campo, quindi se sono 5 squadre riceverete 5 Explore set o Discover set. Qui sotto trovate tutte le informazioni di cosa riceverete, quindi ci sono tutte le informazioni di quello che riceverete e le informazioni sui campi le trovate qui in calce. Per la spedizione dei campi abbiamo adottato questa strategia, inviamo i campi al termine del mese corrente. Pertanto adesso abbiamo chiuso il 30 di settembre il mese e faremo l'invio dei campi la settimana prossima. E entro il 15 del mese, in realtà ci siamo tenuti un po' larghi, riceverete il campo a casa. Questo ovviamente al momento dell'iscrizione vi viene richiesto di inserire i dati per la spedizione. Una volta che vi siete registrati, entrerete a far parte di questa pagina, dove io non ho team registrati, potrete registrare il team. Io ve lo mostro solo per completezza. Se voglio registrare un team, vado a cliccare Challenge Early Bird. Come vedete, mi viene il prezzo di 280 euro. La spedizione è gratuita, quindi, a nostro carico. E potete scegliere se pagare con PayPal o carta, bonifico bancario o CIG. Il CIG è un metodo di pagamento dedicato quasi esclusivamente alle scuole. Sostanzialmente, una volta che voi avete compilato i dati di fatturazione e inserito il CIG in questa casella, la nostra amministrazione invia fattura elettronica alla vostra amministrazione. Pertanto, poi voi non dovrete più fare niente perché sarà tutto automatico e le due amministrazioni si confronteranno in autonomia. L'unica cosa che dovrete fare è chiedere il CIG alla DSGA. Per qualsiasi richiesta speciale, vi invito sempre a scriverci su First Lego League, chiocciolascuoladirobotica.it. Infine, per ultima, ma non ultima, abbiamo la pagina risorse, che è quella che vi dicevamo prima. Da qui potete scaricare tutti i materiali, anche alcuni di quelli che abbiamo visto stasera. Ci sono già disponibili, addirittura potete utilizzare la tabella dei punteggi del Robot Game che vi faccio vedere, no, c'era automatizzata, il calcolatore di punteggi per esempio, e simulare la vostra, non so se la vedete, ma dammi Sì, conferma, assolutamente vedo. e simulare la vostra, il vostro punteggio nel Robot Game e qua potete anche scaricare la scheda di valutazione. Questi materiali sono ancora tutti in inglese, alcuni rimarranno in inglese, altri invece saranno poi rilasciati come contenuto premium. Per quanto riguarda la registrazione delle squadre, e poi vado a chiudere, nelle prossime settimane riceverete una mail in cui vi verrà chiesto di iniziare a registrare le squadre. Il coach andrà a registrare il nominativo degli studenti e dovrà caricare poi una liberatoria direttamente sulla piattaforma e la foto della squadra, che era una pratica che si utilizzava già in passato. Quindi sarà tutto più automatico nella nostra idea. Abbiamo bisogno ancora di qualche giorno, qualche settimana per settare la parte di back-end, ma siamo a buon punto, quindi siamo fiduciosi di poter chiudere presto. Da questo punto di vista è tutto, ma mi sono perso le domande. Allora, io ho risposto per iscritto a un bel po' di domande. Comunque, iscrizioni, se avete problemi, ci sono scuole che non hanno il dirigente nominato per i concorsi bloccati, DSGA,
che non riescono a fare determinate cose, scriveteci, noi siamo dalla vostra parte, cerchiamo di aiutarvi in una situazione critica, troveremo una soluzione per riuscire a tenervi il posto in qualche maniera. Ovviamente deve essere una situazione critica. Andate sul sito, seguite tutte le istruzioni, quindi importante. I form di iscrizione sono simili all'anno scorso, non lo sappiamo, quindi non so risponderti, Erika. Quando vi iscrivete, qua chiedo a Gianluca perché non lo so, non è necessario avere i nominativi della squadra o è necessario? Non è necessario, poi li potete inserire in un secondo momento. Domanda sempre per Gianluca, qui non sapevo rispondere. Se voglio iscrivere 6 scuole, perché abbiamo fatto il pack 5, il pack 10, 6, come potrebbero organizzarselo? E secondo me la cosa più conveniente è comprarne 5, perché comunque il costo è inferiore al primo early bird comprandone 5 e ci sono già due campi inclusi e poi comprare un'extra squadra magari senza campo, che si può comprare una squadra senza campo solo ed esclusivamente per chi ha già fatto un acquisto, quindi chi ha già il campo può decidere di aggiungere una squadra. Questo lo dico per chi non si è ancora iscritto e vede magari la possibilità di questo. Domanda semplice se la sai, Torino, la scuola dell'Arca è a Torino o fuori? Io anche questo non lo sapevo. Questo va oltre le mie competenze Geografiche. geografiche, suggerirei di utilizzare Google Maps e cercare, Faremo anche ma noi. a breve, mi sembra che sia Pianezza, non so se è un quartiere o qualcosa del genere, a breve ci sarà una mappa interattiva nel quale voi potete cliccare e uscirà la scheda del partner locale con tutto con l'indirizzo, eccetera. Quindi poi dall'anno prossimo ve lo annuncio, probabilmente una squadra si iscriverà direttamente alla semifinale, quindi ci saranno vari eventi e voi andrete a iscrivervi direttamente a un evento specifico. Da quest'anno non era possibile per una questione di tempi e organizzazione, quindi al termine delle iscrizioni suddivideremo noi le squadre in base alla prossimità territoriale. Per esigenze speciali, scriveteci. Esatto, assolutamente sì. Ora, domande più tecniche, vi rinviamo ai prossimi webinar, giusto? Uscirà il Esatto. calendario che metteremo sul sito, ci saranno i webinar pubblici open, li chiamiamo così, e dei webinar invece premium solo per gli iscritti. Giusto Gianluca? Sto andando a memoria. Giustissimo, vi manderemo il calendario con tutti i webinar. Ovviamente questa è una fase delicata perché siamo ancora nella fase di iscrizioni e contestualmente comunque tante squadre che si sono iscritte con ampio anticipo hanno già iniziato a lavorare, quindi da questo punto di vista c'è un po' di diciamo così poco coordinamento temporale. Però Adele ci scrive che vuole sapere il numero massimo di componenti per squadra. Sono 10 per challenge, 6 per explore e 4 per discover. Da questo punto di vista, noi saremo abbastanza, non vi dico severi, ma comunque, soprattutto agli eventi, attenti al numero dei partecipanti. Capite bene che abbiamo dei vincoli anche legali per quanto riguarda la sicurezza negli spazi. Se tutte le squadre portassero 12, 13, 14 partecipanti invece che 10, alla fine dell'evento il numero di partecipanti sarebbe molto più alto. Per casi limite siamo in 10 e mezzo, siamo in 11, eccetera, sentiamoci, scriveteci. Invece se la domanda è abbiamo 20 studenti, possono partecipare, possono collaborare, ma poi all'evento dovranno essere in 10 e solo 10 riceveranno la certificazione. Queste sono regole globali che All non decidiamo over the noi. world, 110 paesi in tutto il mondo, tutti con le stesse regole, quindi Esatto, e lo stesso vale per l'età. So che alcuni prima mi dicevano il 2006, nel 2006 comunque hanno già 18 anni, quindi sono ampiamente fuori. Le date, secondo me, 2007-2015 sono quelle più attendibili. Comunque, vi dicevamo, scriveteci e cerchiamo di darvi maggiori informazioni. esatto, abbiamo sforato di un sacco di tempo, vi ringraziamo perché solo 5 persone sono andate via in questo quarto d'ora, quindi è veramente
un indicatore di interesse, riceverete gli attestati alla fine, cose simili. Ok, no, c'è un messaggio che non riesco a capire. Sì, quest'anno a 2007, come dicevo in apertura, 2007-2015. Ci sono Ah, poi le date, l'età, primo stipendio, scusate, non l'età. capivo bene. Non, io sull'età non mi fate domande perché vado in difficoltà. Ok, vabbè, ci sono. Vale come PCTO, non abbiamo il progetto PCTO quest'anno, giusto Gianluca? Non abbiamo PCTO per quest'anno. Se volete farlo all'interno della scuola, siete liberi di gestirvelo come volete, ma non con la nostra, diciamo, appoggio come azienda esterna per varie motivazioni anche indicate dal Ministero dell'Istruzione che sulle gare non vuole che vengano fatti i PCTO in questo senso, quindi no. Però se volete fare interno col partner, no? Che magari trovate il partner che c'entra con il mare e fate il progetto con lui, allora createvelo e siete liberi di farlo perché a quel punto è un PCTO a tutti gli effetti. Aggiungo l'ultima cosa, vi Sì, chiedo ancora una volta anche di seguirci sui social network perché veramente inviamo tantissime informazioni e pubblichiamo molti post che vi possono essere utili sia nella fase di iscrizioni che poi quelli, quella successiva di formazione ed eventi. perché. Esatto, io poi ho cercato di rispondere alle domande un po' più tecniche che quelle più o meno le so di regolamento, quindi Roxana sono io che ti ho risposto, ma comunque poi tutte quelle domande un po' più tecniche le entriamo poi nel merito nei prossimi incontri. Abbiamo già una bella agenda che condivideremo, avrete un bel calendario di incontri open oppure solo premium per chi si iscrive. Iscrivetevi, che va assolutamente molto bene. Scriveteci Angela, scrivici una mail. Okay. Ultima roba, Cristina, cosa avere in dotazione la scuola? Il kit che vi inviamo noi con l'iscrizione e se fate challenge il robot Spike, così per Explore, Spike Essential, Spike Prime o STEM Park per Discover. Ovviamente il computer per programmarli o il tablet per programmarli, questo è il minimo richiesto per partecipare. Direi che abbiamo fatto tutto. Anna Rita, scrivici anche tu in privato quando ci sono problemi un po' più tecnici. Scriveteci in privato e cerchiamo di portare a casa il risultato. Rispondo a Mattia, sì, Vai. certo, le comunicazioni ufficiali verranno sempre inviate via mail, sui social ci saranno anche tante altre informazioni che possono tornarvi utili, per questo vi chiediamo di integrarlo come canale supplementare, non sarà ovviamente un canale esclusivo né tantomeno ufficiale. Assolutamente. Vi ringraziamo. Avete tante domande, ma abbiamo sforato di tantissimo e non è neanche giusto nei vostri confronti, quindi grazie per questa partecipazione veramente molto travolgente. Non credo che saremo riusciti a rispondere a tutte e a tutti. Ci vediamo ai prossimi incontri. Seguiteci, iscriveteci e viva, viva la First Lego League Italia. E grazie a Gianluca e a Nicola e a Pietro. Ciao a tutti e a Ciao a tutte. tutti, buona serata. Ciao. Nuovo layout non so.